Mattia Zenzola. Amici 22 è finito. Il ballerino è tornato a casa con la coppa, il ricco montepremi e una marea di nuovi progetti di lavoro. Ma si è portato dietro anche il gossip, come è ovvio che sia. Da tempo si parla di flirt con una ex allieva della scuola. L'ex pupillo di Raimondo Todaro si era affrettato a smentirlo, ma ora sono uscite nuove indiscrezioni e soprattutto la foto di un bacio che ha fatto subito parlare. Inoltre, stando a un rumore arrivato a Deianira Marzano, i due ex amici 22 sarebbero una coppia, ma preferiscono mantenere il massimo riserbo. Eppure proprio qualche giorno fa Mattia Zenzola era ospite di Viva Rai 2 con lei e Fiorello. Seguendo i loro sguardi, ha detto: "Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qua". A smentire l'ipotesi lo stesso vincitore di Amici 22. "No, siamo solo tanto, tanto, amici". "Allora hai speranza?", ha aggiunto il conduttore. E adesso ecco la nuova voce con tanto di foto del bacio tra il ballerino e Benedetta Vari. Mattia Zenzola. La foto del bacio. Stanno insieme ma non lo dicono. Tutti a chiedersi se sboccerà davvero l'amore tra i due ballerini di Amici 22 e ora i due continuano ad attirare l'attenzione. Andiamo ai dettagli. Sabato sera a Catania i due ballerini di Amici 22 si sono esibiti insieme sul palco, concludendo la coreografia con un bacio. Gesto che secondo i presenti non era previsto dalla coreografia, ma sarebbe stato del tutto naturale. Occhio! Guarda che bacio! Non da coreografia ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco, ha scritto l'utente in questione all'esperta di gossip che ha ripostato la foto del bacio tra le ultime storie di Instagram. Poi la precisazione. Mattia e Benedetta. Sì. Ragazze pare stiano insieme ma vogliono discrezione. Né Mattia Zenzola né Benedetta Vari hanno ancora commentato questo rumor. Sarà vero, come sostengono molti da tempo, che tra i due c'è del tenero? C'è da precisare che Benedetta Vari fino a poco tempo era fidanzata con un ragazzo di nome Simone che, proprio sui social, aveva messo a tacere i pettegolezzi. Ma non è dato da sapere se i due stiano ancora insieme.